Siamo qui con Cesare Lauri, qui alla Galleria Serra, dove in mostra ci sono alcune tue sculture. Una prima domanda che forse è la più difficile di tutte. Chi è Cesare Lauri? Beh, Cesare Lauri è un... è un... Non so definirmi, perché ho iniziato questa attività di raccolta di ferraglia e poi assemblarla e metterla insieme, quindi non so se definirmi un artigiano del recupero del ferro o un precursore del passato, perché comunque sono tutte attrezzi, oggetti che richiamano una vita e contadina e comunque del passato. Non vengono usate più serrature talmente grandi che comunque non vengono neanche più usate. Adesso si usano le carte per entrare dentro le porte, quindi non ho fatto scuole, accademie o altro, quindi non un artigiano, diciamo, dai. In qualità di artigiano, come mai hai scelto questo tipo di arte? Perché poi in fin dei conti sempre di arte si tratta. Ho iniziato con degli acquerelli, con le pitture, con dei gessi. Questo anche perché comunque il lavoro che faccio è andare nelle scuole e fare educazione ambientale. Io lavoro all'interno di un... sono un dipendente regionale, quindi lavoro con i ragazzi e con i bambini e li avvicino al mondo ambientale, alla natura. Io lavoro in un parco regionale, quindi quello è il mio lavoro. Andando in giro ho cercato, vedevo, trovavo, portavo via dai chiodi a piccoli bulloni, tutti arrugginiti, tutti oggetti che erano abbandonati, e a un certo punto è scattata una molla e ho detto vabbè, vediamo che cosa può diventare la zappa che non viene usata più, che cosa può diventare. Beh, da lì, girando l'oggetto, viene fuori la forma che non è più quella della zappa, ma magari è quella della testa e il mantello di un uomo, per dire, quindi di un cavaliere, mettendo sotto un altro oggetto vengono fuori delle figure che richiamano comunque animali, piante, paesaggi, barche ed altro, insomma. Possiamo dire che il tuo modo di fare arte è la dimostrazione che gli oggetti non finiscono mai, cioè c'è sempre bisogno, questo riutilizzo, andare a finire nell'immondizia, invece attraverso la tua opera c'è sempre una seconda vita anche di tutto rispetto. Sì, no, ma infatti è la composizione, l'avvicinamento da due oggetti, io non li stravolgo, non è che batto, piego e non uso la fiamma, io uso soltanto la spazzola per ripulirli e una piccola saldatura che li assembla. Quindi se uno volesse riutilizzare la zappa o la serratura, se mai funzionassero, uno potrebbe benissimo smontare la scultura, chiamiamola, e può riutilizzare gli stessi oggetti. Sì, voglio ridare vita in un altro modo agli oggetti che comunque hanno sudato, hanno lavorato, sono stati proprio usati per decenni, insomma. Qual è l'obiettivo che ti poni quando realizzi un'opera? No, non c'è un obiettivo, nel senso, io guardo gli oggetti che ho, tre sarebbero l'ideale, sono tre oggetti che messi insieme, girandoli vengono, non è un obiettivo, non parto con un disegno già predefinito, con una figura già pensata prima, vengono lì nel momento, quindi il forcone girandolo magari diventa le zampe di un cavallo, oppure le falci diventano le ali e le penne di un cigno.
dove in qualche modo vedi la tua creatività, fin dove si può spingere? Oddio, questo non lo so, è una bella domanda, perché insomma potrei arrivare ovunque, insomma, non adesso riesco a fare anche delle cose molto più grandi, cioè la difficoltà è quella proprio di i vari metalli fatti in molte volte di leghe diverse sono difficili da saldare insieme, quindi utilizzare un tipo di elettrodo, chiamiamolo, non è detto che mi riesca bene a bloccare i due pezzi insieme, però insomma secondo me può arrivare, sì, insomma si può andare anche oltre a questo, al figurativo. Pensi che l'arte, i materiali con cui Cesare Lauri lavora possono andare oltre i materiali di recupero e quindi realizzare anche qualche opera con altri tipi di materiale? Adesso uso metalli, molte volte insieme al metallo ci inserisco qualche pezzo di ceramica, un pezzo di vetro oppure un legno che magari faceva parte di un attrezzo, di un falegname, cerco sempre di recuperare cose nuove, non ne faccio, cioè materiali nuovi non ne prendo, la plastica non è che mi interessa, insomma preferisco questi materiali duri, materiali che comunque hanno fatto il loro lavoro e possono dare altro, questo possono dare, ma non possono dare altro. L'obiettivo di Cesare Lauri, personale e professionale? Personale e professionale è meno monnezza, più bellezza. Questa è immondizia, diciamo, perché molto spesso il chiodo, il bullone, la molla vecchia, il serrature e quant'altro di vengono buttate, quindi vanno nell'immondizia, vanno nella discarica. Invece recuperare dalle cose in discarica, dall'immondizia, e tirarci fuori magari un qualche cosa che può piacere, questo è il mio obiettivo.